Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e buongiorno mia family, benvenuti ad un nuovo vlog, qui c'è Gatta Stellina. Ciao, ciao Gatta Stellina, sì, annusami sempre, tu come al solito che tre minuti non ti accarezzo e ti sei già dimenticata il mio odore. Patatina, buongiorno Gatta Stellina. Gatto Denver dov'è? Gatto Denver sta qua sulla sedia. Ciao gatto Denver! Ciao amore mio, non ti piace il mostro, vero? Il mostro aspirapolvere! Non mi piace il mostro aspirapolvere! Gatto Denver vuole riposare, lasciamolo riposare in pace. Hanno già fatto la pappa. Questi gattoni hanno già fatto la pappa. Io adesso, ragazzi, è domenica ma vado dal dentista. Quando vi ho detto nelle stories che anche l'altra domenica ero dal dentista, mi avete scritto in tantissimi: oh mio Dio, è la domenica dal dentista! Sì, sono aperti, anche a me sembrava strano. Comunque ragazzi, adesso prepariamoci psicologicamente perché secondo me ho una carie tra questi due denti, quindi vedremo che cosa mi diranno. Ma andiamo ragazzi, perché non vorrei fare tardi. Poi stasera ci sarà un ospite speciale nel nostro vlog, ma non vi anticiperò nulla. Scusate il casino appunto, ma c'è il robottino che sta pulendo casa nel frattempo. Questo è l'outfit di oggi ragazzi. Siamo a marzo ma fuori qui fa ancora molto freddo, quindi devo essere super super calda. Ho messo il mio teddy coat rosa, adoro questo teddy coat, sotto la famosa felpa di Balenciaga, quella di cui vi parlavo in uno degli ultimi video, quindi se l'avete visto sapete. E poi come borsa ho la mia Jumbo Chanel e sotto semplicemente i pantaloni della tuta, e poi ho le sneakers, queste sono quelle di Gucci, e questo è l'outfit di oggi, super super comodo. Non mi sono neanche truccata, forse lo farò quando torno dal dentista, perché se mi trucco prima di andare dal dentista poi torno, il trucco è un disastro. Quindi questo è quanto ragazzi, io non ho particolare paura del dentista, però oggi un pochino sì, quindi ok, andiamo. Sta anche uscendo un pochino il sole ragazzi, quindi fantastico. E vado a piedi perché non è lontanissimo, quindi ne approfitto per fare una bella passeggiata. Il sole è timido, ma un pochino c'è, diciamo, poco poco. E questa è la situation ad Amsterdam, le strade ovviamente vuote, ma la città è bellissima. Bici colorate con i tulipani, adoro. E qui su questo canale bellissimo, tiri, c'è il mio dentista. Ok, let's go ragazzi, aiuto! Aiuto! Già che ci siamo vi faccio vedere un po' la sala d'aspetto, molto carina. E ci siamo ragazzi, aiuto! Guardate che bello il palazzo anche dall'interno. Tipica casetta sul canale, ma la vedete dall'interno, sono molto molto belle. E la porta si apre da sola, figata. Esci e sei qui. Comunque è andato tutto bene, adesso vi spiego, cioè no, niente, insomma, in realtà non c'è niente da spiegare. Praticamente pensavo fosse una carie, in realtà non era una carie, era un pezzetto di una vecchia otturazione che era caduto. E non riesco a capire perché è la seconda otturazione che mi cade questa settimana, tipo, quindi non capisco se togliendo l'Invisalign non sto attenta, quindi mi tolgo tutte le otturazioni che ho, non lo so. Comunque, appunto, non era una carie. Tra l'altro, non mi sono fatta neanche fare l'anestesia perché mi ha chiesto: vuoi l'anestesia? E io di solito dico sempre sì, sì, vai, anestesia, così non sento niente, mi addormento. E invece, visto che l'ultima volta mi hanno addormentato mezza faccia per 6 ore, non sono riuscita a mangiare niente perché mi sarei mangiata la bocca, e stavolta anche lui mi ha consigliato: guarda, forse è meglio se proviamo, magari non ti serve. Quindi ho provato ed effettivamente non mi sarebbe servita nulla perché non mi ha fatto per niente male, quindi sono contenta di non dover stare di nuovo tutto il giorno con la faccia addormentata. Stavo vedendo perché qui stanno facendo dei lavori se si può passare, ma sì, si può passare. Adesso ne approfitto per fare una passeggiatina, vediamo che cosa troviamo di carino. È sempre bellissimo passeggiare in queste vie, queste viette carine.
Volevo trovare un posto che facesse il tè alla menta caldo, quello con la menta fresca, ma non l'ho trovato. Forse è tutto chiuso perché è domenica, quindi niente. Torniamo a casa dai gattoni, ragazzi. Devo sistemare anche un po' la casa perché appunto stasera abbiamo ospiti. Un ospite, in realtà. Abbiamo un ospite. Negozietti dell'antiquariato. Oh, fiorellini, che bello. Primavera. Una cosa che manca tantissimo sono i battelli, quelli grandi, che passano, quelli turistici, e di solito è strapieno ad Amsterdam, è sempre pieno di questi battelli, e vedere i canali vuoti così fa un... non so, è strano, tanto strano. Però aspettiamo che Amsterdam ritorni ad essere la città che era, con tanti turisti e tanto, sempre tanta gente, tantissimi festival, tantissimi concerti. Non vedo l'ora. Quanto è bella questa casa, ragazzi. Bellissima. Non so se li avete visti, ma ci sono anche dei... come degli affreschi. Un concigno lì. Molto, molto bella. Una cosa fantastica che ho notato, che mi succede spesso qui ad Amsterdam, un po' meno in Italia, un po' meno, facciamolo di più, è che qui le ragazze vengono a farti un sacco di complimenti, cioè mi hanno già fatto i complimenti in due per questo cappotto rosa, ed è una cosa bellissima, ed è una cosa che anch'io ho iniziato a fare un pochino di più da quando abito qua, non lo so perché, ma si usa di più, ed è una cosa che secondo me dovremmo fare di più anche noi in Italia. Boh, magari non, cioè, non è necessariamente che qui si fa di più, magari mi è semplicemente capitato per caso, però è una cosa molto bella, pensiamoci, noi donne. E quando vediamo un'altra ragazza che ha, non lo so, una bella borsetta, un bel paio di scarpe, vestita bene eccetera, o una bella pettinatura, facciamole i complimenti. Facciamoci i complimenti tra di noi, che spesso noi donne tendiamo ad essere più critiche verso le altre donne, ed è sbagliato, ragazze, no, no, no. Facciamoci i complimenti tra di noi, questa cosa è... fa un sacco piacere riceverli, anche se è un po' difficile farli per me, tipo che sono timida, però quando li fai ti rendi conto che veramente fa un sacco piacere, quindi ecco, ne vale la pena andare un po' oltre la timidezza, diciamo. Mi fa morire sta cosa a volte. C'era una macchina con la targa italiana, ok? E scesi, c'erano due ragazzi e uno di loro è venuto da me e mi fa buongiorno, convinto che io fossi tipo olandese e non capissi che cosa mi stesse dicendo. In italiano, ciao, bello vedere la targa italiana. E sono rimasto malissimo. Mi fa, no, è bello sentire qualcuno che parla italiano. Io, ok, ciao. Questa cosa mi succede, no, miliardi di volte, non avete idea quante volte i turisti italiani, vabbè, ovviamente adesso succede molto raramente perché non ce n'è, però mi succedeva spessissimo quando abitavo qua, i turisti italiani che mi approcciavano convinti che io fossi olandese, e io rispondevo in italiano, ci rimanevo malissimo. Sono tornata, gatti! Sono tornata, gatti! Come potete vedere, le ciabatte Louis Vuitton le ho mandate in pensione, ragazzi, adesso queste che ho preso su Asos, sempre rosa. Gatti! Ciao, gatta Stellina, nessuno viene a salutarmi, dov'è il gatto Denver? Sempre lì sulla sedia. Non ti sei neanche mosso, amore mio! Faccio un piccolo spuntino, ragazzi, con i miei taralli pugliesi all'olio d'oliva. Io li amo i taralli, veramente. Se abitate in Puglia, mangiatene chili per me, perché so che questi non sono i più buoni che avete. E poi mangio anche un po' di affettato di pollo. Non è bello da vedere, ma è buono. Nel frattempo vi racconto anche l'esperienza che ho avuto dal parrucchiere, perché poi non vi ho aggiornato, perché in realtà nell'ultimo vlog avete visto che sono stata dal parrucchiere e appunto eravamo rimasti che due giorni dopo sarei dovuta ritornare per farmi applicare l'extension. In realtà quello che è successo, scusatemi se nel frattempo appunto mangio, mastico, come ben potete vedere l'extension non le ho. La mattina del mio appuntamento mi sveglio e trovo un vocale della parrucchiera che mi chiedeva di andare in salone tipo due ore prima. Io le richiamo subito e le dico: guarda, ho sentito adesso il tuo messaggio in segreteria, non posso venire prima, restiamo all'appuntamento originale. E lei inizia ad essere super super strana, cioè inizialmente mi diceva vieni prima, poi ha iniziato a dirmi vieni comunque ma non so se riesco a fartele, e io
scusami, ma mi hai detto tu 2 giorni fa di tornare oggi, abbiamo preso appuntamento oggi per l'applicazione dell'extension, cos'è successo? Perché non riesci a farmele? Andando avanti così per un po', lei non voleva dirmelo, a un certo punto le ho chiesto, scusami, ma perché oggi non puoi mettermi l'extension? Cos'è successo? A un certo punto mi dice, no, io le ho ordinate, le ho colorate, le tue extension sono diventate verdi. E io, come sono diventate verdi? Eh sì, sono diventate verdi e preferirei non metterti delle extension verdi. E io penso, ci credo, costano 600 euro, vuoi mettermi dei capelli verdi in testa? Ma lei è super simpatica, però, così, ok. Ad un certo punto mi dice, no, ma vieni giù comunque. E io, ma perché? No, ma guarda, tu vieni, poi forse riusciamo a metterle, forse no. Dico, guarda, io ho 20 minuti di macchina andata, 20 minuti di macchina ritorno, devo pagarmi 2 Uber per venire giù e forse anche per niente, cioè, e perdo anche un sacco di tempo, cioè, dimmi tu quando posso venire e io vengo e tu mi metti l'extension. Cioè, già ero un po' seccata perché comunque doveva essere quel giorno lì. E lei mi dice, guarda, ti devo dire una cosa, non posso ordinartele. E io, perché no? E lei, mi sono dimenticata il colore che ti ho fatto. Io così, scusa, sì, non so, praticamente non so di che colore ordinarle e quindi... sì, dovresti venire giù perché io non mi ricordo che colore ti ho fatto. E io, ma scusami, mi hai fatto il colore l'altro ieri, non ti sei segnata? Mi ha anche fatto una foto, tra l'altro, comunque aveva la videocamera per farmi una foto, poi non so se l'ha fatta o no, comunque. E lei mi dice, no, purtroppo mi sono completamente dimenticata che colore ti ho fatto, quindi non posso ordinarti l'extension, devi venire qua, io ti vedo i capelli e poi tu te ne vai. E io, no, non mi faccio 40 minuti di Uber pagando 20 euro solo perché tu ti sei dimenticata di scriverti che colore mi hai fatto, scusa. E poi mi ha detto, allora per favore puoi mandarmi una foto dei tuoi capelli via email, cioè la parrucchiera che mi ha fatto il colore... 48 ore dopo mi chiedeva di mandarle una foto, cioè rendiamoci conto, le ho mandato la foto. Mi ha detto, guarda, sì, devo ordinarli nuovamente, il colore che avevo fatto non andava bene, poi è diventato verde, quindi vieni tra una settimana. E io, ok, non mi ha neanche chiesto scusa, ok, neanche una volta, e così adesso vado tra una settimana a mettere l'extension. Quindi ci sono rimasta molto male, uno perché è uno dei saloni più rinomati di Amsterdam, se non di tutta Europa. Il colore me l'ha fatto bene, cioè non posso dire di no, sono contenta, però onestamente mi manca il mio parrucchiere di Trieste, se devo essere onesta, perché non è possibile che tu mi dici, guarda, le extension non le ho, quando sono andata lì era anche normale, insomma, a volte capita, no, che se non ti hanno mai visto devono ordinare le extension, però il fatto che tu mi dici, torna tra 2 giorni, io poi quel giorno stavo andando all'appuntamento, prima mi dici vieni prima, poi mi dici vieni, ma se vieni forse vieni per niente, poi mi dici, guarda, se vieni vieni per niente sicuro, ma devo vedere il tuo colore di capelli perché mi sono dimenticata che colore ti ho fatto, e poi l'extension che ha colorato, che sono diventate verdi. Quale colore stava dando quell'extension che sono diventate verdi se non sapeva che colore ho io in testa? Ragazzi, veramente, mi manca tanto tanto Goran e penso che da adesso in poi io aspetterò di dover tornare a Trieste, perché come sapete ho spesso cose a Trieste, io ho un appartamento che do in affitto a Trieste, quindi ho commercialista, tasse, eccetera, quindi penso che aspetterò di tornare in Italia ogni volta che devo fare i capelli, perché non è per me concepibile una cosa, anche perché ci sono un sacco di saloni qui che fanno le extension e io volevo averle subito, no? Quindi se loro, invece di dirmi te le mettiamo subito, al massimo dopo un paio di giorni, mi avessero detto, guarda, forse ci vuole una decina di giorni, io magari sarei andata in un altro salone. Cioè, e il bello è che quando le ho detto, guarda, ti dico onestamente, va bene, però per me stare 10 giorni senza extension è un po' un problema, nel senso che appunto io sono venuta da voi perché mi avevate garantito che entro un paio di giorni me le avreste fatte. E lei si è messa a ridere. Cioè, si è messa letteralmente a ridere pensando che io stessi facendo una battuta. Quindi ragazzi, questa è un po' la storia delle mie extension in questo momento, quindi sì, sono rimasta molto allibita. Ripeto, lei è molto gentile, però non penso che sia molto professionale come comportamento, onestamente, quindi sì, arrabbiatura al 1000. In realtà per il colore sarei potuta andare dalla mia amica parrucchiera Luz, però loro l'extension non le fanno, quindi mi sono detto, ok, vado in un salone super rinomato, eccetera, eccetera, che poi è anche carissimo. E questa è stata la mia esperienza, ragazzi. No comment. Cioè, questo mio spuntino veramente, cioè, misero, ma
Buono ragazzi, il taralli finito, ma ne ho già un'altra confezione, vi adoro, carboni. Però quelli devono essere quelli all'olio d'oliva, ok? Quelli naturali, senza spezie, alla pizza, piccanti, eccetera. Quelli all'olio d'oliva. E adesso, dopo aver mangiato sempre a stomaco pieno, li prendo. Prendo i miei Pure Skin Seeds di Skin Good Garden e devo fare rifornimento perché sono quasi a fine vasetto. Questi sono degli integratori, già avevo parlato di questi, in particolare i Pure Skin Seeds sono degli integratori che ti aiutano a mantenere la pelle pulita dall'impurità dall'interno, perché è importante pulire e detergere la pelle dall'esterno con detergenti eccetera eccetera, però è altrettanto importante liberarla da brufoli e impurità dall'interno. Questi, in particolare questi con l'etichetta verde, i Pure Skin, sono ottimi per liberare la pelle dall'interno delle impurità, perché se è importante andare a detergere e lavare bene la pelle eccetera, quindi ci prendiamo tanto cura della nostra pelle dall'esterno, è anche importante prendersi cura della nostra pelle dall'interno. E questi in particolare, appunto i Pure, hanno come ingrediente attivo la curcuma, che è un antibatterico, ha un effetto antibatterico naturale, e come sapete brufoli e impurità sono causate da batteri, sono causati da batteri, quindi è molto molto importante per me e mi stanno aiutando tantissimo perché mi hanno veramente liberato la pelle. Ne prendo una al giorno, il mio bicchiere qui, questo fantastico che ho preso su Etsy, adoro, con il logo Starbucks e tutti i vari loghi Louis Vuitton rosa, adoro troppo. E tra l'altro, sempre di Skin Good Garden, volevo consigliarvi anche questi che mi stanno piacendo molto ultimamente, sono gli Harmony Body Seeds, che come ingrediente chiave hanno l'agnocasto, che aiuta a stabilizzare i nostri ormoni, favorisce quindi un equilibrio ormonale, ma soprattutto contiene anche la vitamina D, che per me è molto molto importante, come ben sapete. Skin Good Garden è un brand con cui lavoro da molto ormai, ci credo molto in questo brand, hanno degli ottimi prodotti, quindi dateci un'occhiata, vi lascerò il link nel box informazioni qua sotto. E in più ho anche una super promozione per voi, perché con il mio codice KISS50, che vi lascerò qua da qualche parte in sovraimpressione, avete il 50% di sconto su tutto, ma solo per 72 ore ragazzi, quindi dovete essere molto veloci, e dopo le 72 ore c'è il mio codice KISS40, che però vi dà diritto al 40% di sconto, che comunque è tantissimo, ma è meglio pagare tutta la metà, quindi questo è quanto ragazzi adesso per il mio spuntino, ma ho delle altre cose che voglio farvi vedere, perché ho fatto degli acquisti che secondo me vi piaceranno, quindi vi faccio adesso un mini video haul. Eccoci ragazzi, allora ho preso diverse cosine da Sephora, qui Sephora in Olanda non c'è, noi ordiniamo dal sito Sephora francese e che ha sempre tutte le novità tra l'altro, quindi è veramente difficile fermarsi quando si fa shopping su Sephora. Allora, prima cosa che ho preso è la crema mani Chanel. Come sapete avevo già preso la crema mani, quella normale, ma non era abbastanza nutriente per me, quindi ho voluto prendere la crema con texture ricca, quindi questa è più nutriente rispetto all'altra, che tra l'altro ho finito, quindi proprio tempismo perfetto. Ho comprato, appunto, è uguale, identica, ma questa è la versione rich, la versione più idratante, e l'ho già provata in realtà quando mi è arrivata, l'ho già provata ed è ottima, è veramente molto molto idratante. L'altra era una crema più leggera, diciamo, che si assorbe in fretta, quindi va benissimo per tutti i giorni o comunque da essere portata in borsetta eccetera. Amo questo profumo, amo, però appunto questa per me è molto più adatta, specialmente con gli inverni olandesi, diciamo che questa è decisamente decisamente meglio. Poi ho preso, allora no vabbè ragazzi, io ho preso, mi sono sbagliata, volevo prendere una di queste palette, non me ne sono accorta, ne ho messe nel carrello 2, e il bello è che volevo regalarla ad uno di voi, ma visto che i giveaway non si possono organizzare in Italia, e solo in Italia è così, perché dovrei avere notaio, fare estrazioni con il notaio, veramente cose assurde, e quindi non posso regalarvela, perché altrimenti ve l'avrei regalata ragazzi, quindi lo so, è allucinante sta cosa. Comunque questa palette è molto molto carina, sia il pack così secondo me con la Torre Eiffel e tutte le varie
attrazioni di Parigi, che ovviamente per il fatto che è rosa, e il pack è esattamente lo stesso anche sulla palette, è veramente stupenda, e anche all'interno i colori sono meravigliosi. Sto cercando di bloccare il riflesso per non darvi fastidio, ma anche i colori sono stupendi e mi piace un sacco che ci sia anche la Torre Eiffel disegnata sulle cialde. Quanto mi manca Parigi, voi non avete la più pallida idea di quanto mi manchi Parigi. Qui sono a 3 ore di treno, perché col treno veloce, sì, sto continuando a sistemarmi i capelli, non mi vedo senza extension. Comunque con il treno veloce qui sono a 3 ore da Parigi e non vedo l'ora che si sblocchi la situazione, perché ci vado subito, ci andavo sempre in giornata quando abitavo qui. Allora, poi altra cosa che ho preso è il Forever Perfect Cushion di Dior. Volevo provare questo fondotinta e ragazzi, cioè, ma il pack non è strafigo, cioè secondo me è veramente il pack più figo del mondo, e tra l'altro è anche morbido e dà veramente, ti dà veramente una sensazione di pelle, quindi è super super veramente lussuoso questo pack, bisogna dire, ma spero di aver acquistato il colore adatto per me. Wow, c'è il logo anche sul fondotinta, vediamo com'è il colore. Ragazzi, forse sì, il colore mi sembra proprio perfetto per me. Ho fatto delle ricerche veramente infinite per trovare questo colore, ragazzi, quindi se non andava bene veramente, ma mi sembra perfetto. Hanno una tonalità rosata e abbastanza chiara per me, che ottimo profumo. Non amo i fondotinta profumati in realtà, ma non mi dà fastidio se questo non mi provoca allergie, però penso che il colore sia perfetto per me e ragazzi non si vede addosso. Ok, questo dovremo assolutamente provarlo assieme in un tutorial, voglio vedere assieme a voi com'è la resa di questo fondotinta. Poi altra cosa che ho preso, oh, la crema La Mer, la crema contorno occhi La Mer, questa è la The Eye Balm Intense. Io continuo a sostenere che questa sia la crema contorno occhi migliore al mondo, anti invecchiamento, anti rughe, insomma questa è assolutamente, per quanto mi riguarda, la crema occhi migliore che esista. C'è anche l'applicatore, se avete delle creme contorno occhi che hanno questo applicatore in metallo o simile, c'è anche quella di Fenty Beauty che ha l'applicatore che è fantastico tra l'altro, non buttateli mai, utilizzateli sempre anche con altre creme contorno occhi. Questi applicatori sono fantastici per fare un massaggio, ma bisogna andare molto molto leggeri, però sono fantastici per massaggiare la zona del contorno occhi, specialmente se avete occhiaie la mattina eccetera. Con questo, andando a massaggiare, si riattiva la microcircolazione e le occhiaie se ne vanno, comunque si attenuano, quindi sono fantastici questi applicatori. Ma appunto la crema contorno occhi La Mer in generale, oh, adoro, sa di alghe, non è che abbia un profumo buonissimo in realtà, però per quanto mi riguarda ne ho usati tanti di vasetti di questa crema, per quanto mi riguarda è la crema migliore, mi lascia la pelle morbida. Alcune creme quando le applichi ti danno la sensazione di pelle morbida, idratata, però già dopo un paio d'ore senti già la pelle che è come già di nuovo secca e asciutta, cosa che invece non succede con questa crema, che lascia la pelle morbida e nutrita a lungo. Si dice nutrita? Perché io ho sempre dubbio sulle parole in italiano. Ci sono delle parole che io dico e poi penso che siano, che non siano delle parole. Ha un nome in psicologia questo, non mi ricordo, però quando ripeti una parola tante volte, o tipo quando non la dici per tanto tempo e poi la pronunci, pensi che non possa esistere quella parola, boh, non lo so. Comunque, l'altra cosa che ho preso è questo eyeliner, è il Signature de Chanel, è un Intense Longwear Eyeliner Pen ed è appunto un eyeliner, e qui all'interno, aiuto, qui all'interno c'è anche la ricarica con il colore, e questo è invece il nostro eyeliner, la punta è completamente bianca perché va ricaricato, va aperto, vi faccio vedere, va aperto,
E qui va inserita appunto la nostra ricarica, che se non sbaglio poi, cioè se non sbaglio poi si può semplicemente una volta finito riacquistare soltanto la ricarica e non bisogna per forza andare a riacquistare tutto il full size. Poi altra cosa che ho preso è questo di Fenty Beauty, che avrei tranquillamente potuto chiederlo al brand come tre quarti delle cose in questo pacchetto, ma siccome da Fenty mi hanno spedito il primer, quello full size, e appunto lo stesso identico, ho voluto prendere il primer in mini size. Quando l'ho visto, io adoro i mini size, lo sapete, ma quando l'ho visto ho voluto prenderlo perché è super super utile per quando devo viaggiare a inizio aprile. Incrociando le dita devo andare in Italia ed è pesante portare tutta la confezione grande di primer, quindi adesso ho questo piccolino. E questo comunque è il Mattifying Primer Pro Filter appunto di Fenty. Poi altra cosina che ho preso, che sono super curiosa di provare, è Lesson Shell, non lo so pronunciare. Questo è un fondotinta 24 Hour Wear di Guerlain. Ho sentito parlare molto bene di questo fondotinta, ci sono rimasta perché un po' piccolino, me l'aspettavo più grande, però ho sentito parlare molto molto bene di questo fondotinta. Vediamo un attimino com'è il colore, ragazzi, incrociamo le dita perché quando acquisti su internet, wow, mi sembra anche questo, ok, ne ho messo un po' troppo, ma mi sembra perfetto, forse un pochino chiaro, vediamo qui. No, è assolutamente anche questo, assolutamente perfetto. Sono molto molto contenta. Questo è un pochino più coprente, onestamente, rispetto a quello Dior. Sono molto contenta di aver azzeccato entrambe le tonalità di fondotinta, sia Dior che Guerlain, perché sono molto curiosa di provarli entrambi. Appunto, testeremo tutto assieme. E poi in realtà, cioè, io dovevo fare questo ordine per ordinare le Beauty Blender, poi non so come sono uscite dal mio carrello, ho ordinato tutto tranne le Beauty Blender. Comunque, altra cosa che ho ordinato, non mi ricordo assolutamente, è questo rossetto di Pat McGrath. Ed è, allora, il pack è molto carino, devo dire. Davvero, davvero originale. E questo è il rossetto. Anche lo stick è molto carino. E questo è il rossetto che ho preso. Ovviamente anche qui comprare rossetti online non sai mai il colore come sarà. Mi sembra un pochino più scuro in realtà di quanto sperassi. Ed è satinato, quindi adoro. Non ho mai provato i rossetti di questo brand, quindi non so come siano. Onestamente, se li avete provati o qualsiasi altra cosa di questo brand, fatemi sapere. E poi all'interno della scatola c'è anche questo beauty case di Guerlain, che non ho ordinato ma è stato un regalo. Amo quando faccio un ordine e mi regalano qualcosina. Quindi molto molto carina questa. Adesso invece voglio farvi vedere le cose che ho preso da Yankee Candle. Ho preso tutto candele gigantesche. Allora, la prima è questa, è la Coconut Splash, e questa ha un profumo molto, allora, sa di cocco, ma non solo, sa anche tipo di vaniglia, è dolce ma anche fresca, è secondo me è molto estiva come fragranza. E ragazzi, preparatevi perché praticamente tutte le candele che ho preso sono al cocco, ok? Non chiedetemi perché, mi sono resa conto poi alla fine, ma avevo evidentemente voglia di cocco. Poi c'è questa. Questa è una novità ed è la Coconut Rice Cream. E ragazzi, questa sa di dolce. Adoro quando accendo una candela profumata e poi tutta la casa profuma come se avessi cucinato qualcosa di buono, come se avessi fatto i biscotti, non lo so. Quindi ha questa, proprio quel profumo lì, cioè sa di cocco, ma come se avessi cucinato qualcosa che contiene cocco, tipo biscottini al cocco, non lo so, qualcosa del genere. È buonissima. Forse un po' meno forte come profumo rispetto all'altra, però buonissima. Poi, altra, sempre coconut, questa è la Black Coconut. L'ho vista mille volte questa, non l'avevo mai provata. Questa secondo me è una fragranza molto unisex, può essere appunto sia femminile che maschile, cioè in realtà tutte le fragranze sono unisex, però secondo me questa è più unisex delle altre. E questa è molto neutra, sa molto di cocco, però ha come delle
delle note tropicali. È difficile da descrivere, ma visto che è super famosa sicuramente la conoscete. Poi ho preso invece, quando le trovo queste, escono quasi sempre a Pasqua da Yankee Candle, sono le candele che sanno di cioccolato, ma proprio di uova di cioccolato. Allora, mamma mia, questa sa proprio di cioccolato al latte sciolto. Se andassi a sciogliere il cioccolato a bagnomaria sul tipo in pentolino, questo sarebbe l'esatto profumo che avrebbe, ok? Sa proprio, questa è la Chocolate Easter Truffles, quindi sa di tartufo al cioccolato. E ragazzi, mamma mia, io devo assolutamente prenderne un'altra, perché queste sono sempre ad edizione limitata. Mi ricordo ancora una che avevo preso, boh, non lo so, un sacco di anni fa, ve ne avevo anche parlato su YouTube, mi ricordo, e aveva questo odore di budino al cioccolato, non l'ho mai più ritrovata, e adesso invece c'è questa, quindi devo fare assolutamente scorta, ma volevo vedere com'è. Ragazzi, cioccolato, cioccolato puro. E poi questa in realtà non l'ho ordinata io, me l'hanno regalata, sono stati molto molto carini. I ragazzi del negozio mi hanno telefonato chiedendomi quale volessi in omaggio, e questa è quella che mi hanno regalato. Queste sono delle candele molto particolari, non so se le conoscete, e si chiamano Woodwick. Il profumo, ragazzi, è fantastico, ti sembra di essere in un'oasi tropicale. Cocco, però anche agrumi, e fantastiche. Ma queste candele sono delle candele molto speciali, anche lo stoppino è molto strano, se riuscite a vederlo, perché queste candele fanno lo stesso suono del caminetto. Cioè, avete presente il caminetto quando la legna brucia e quindi fanno tipo quel suono? Fanno lo stesso suono proprio che fa il caminetto, non so descriverlo, ma se avete presente quel suono, ecco, queste candele hanno lo stesso identico suono quando bruciano, quindi quando è accesa ti fa appunto un po' atmosfera caminetto e sembra di avere appunto un caminetto acceso, quindi sono appunto molto interessanti queste candele. Quindi questo è quanto, ragazzi, per il mio haul. Mi hanno lasciato anche il bigliettino, sono stati molto carini. Questo è quanto per il mio haul di oggi, le cosine che ho preso, volevo, non sono tantissime, ma volevo includerle. Sto seguendo il volo del nostro ospite, che ovviamente già tutti sapete di chi si tratta, e è addirittura in anticipo, quindi ottimo, direi. Nel frattempo qualcuno vuole la pappa? Sì, gli do la pappa 4 volte al giorno, come ha detto il veterinario. 50 grammi di pappa dietetica bu al giorno. Tieni, quella grigia è la tua. Sì, tieni, gatto Denver, vieni, gatta stellina, vieni. Vieni, gatta patatina, con tutta la calma del mondo, guardatela, la pigrizia. Ok, buon appetito, gatti. E poi io devo stare sempre qua, perché altrimenti Audrey va a mangiare la pappa di Denver e poi io non capisco più esattamente quanto hanno mangiato, quindi devo stare qua e aspettare. Audrey mangia molto in velocità e senza alcun tipo di problema, perché ha dei denti perfetti. Invece gatto Denver, purtroppo, come sapete, con la dentatura non è esattamente messo bene, infatti ci mette un sacco. Bravo amore, poi ha bisogno degli incoraggiamenti mentre mangia, non chiedetemi perché, mi guarda e gli dico bravo amore mio e poi mangia. Non lo so perché, ma è così, ragazzi, i miei gatti sono differenti. Basta gatto Denver, per adesso basta, per adesso basta, sei a dieta, sei a dieta, ciccione. Cicciola sarai tu. Eccolo, ciao lì. Buongiorno. Prego, entra, prego. Ciao lì. Oh, giusto, giusto. Quant'è? Che ora è prima del coprifuoco? Prima delle 9. Esatto. Qualche minuto prima. È grande. Benvenuto lì. Oddio, cosa mi hai portato? Non ci posso credere! Aspetta, che scusa, no, che non ti ho neanche salutato, scusa, io sempre con la videocamera. Ciao! Oddio! Mi hai portato i fiori, non ci posso credere! Ma sì, dovevo come minimo! Grazie! No, vabbè, ragazzi, grazie, sì! Anche gatto Denver è venuto a salutarti! E gatta Stellina, scusa? Vediamo la reazione di gatta Stellina! Oh! Sì, lo conosci? Lo conosci, gatto Denver?
gatta stellina. Oh, dorme, gatta stellina, non si è accorta. Audrey! Gatta stellina! Ma chi è gatta stellina? Chi è arrivato, gatta stellina? Oddio, ti chiacchiera. Non c'ha le pappe. Ah, no, aspetta, forse. Aspetta. Adesso si sta rendendo conto chi sei? Ma sei davvero tu? No, non ci posso credere. Sembri... No, ma sì, sei tu. Cioè, ti sei seduto il primo così. Secondo. Così. Non mi vergogno. Sedere in faccia, espressione massima di affetto. Oh. Mancava sto soprammobile. Oh. Sei proprio tu. Sono tanto felice. Oh, l'emozione proprio. Cosa fa? Si strozza, cigola. Bravo gatto Denver, bravo gatto Denver. Oh mio Dio, oddio, ti fa il pane? No, vabbè. È amore, questo è amore. Oddio, non ci credo. Adesso posso morire felice. Lasciatemi qui. Dai, andiamo gatto Stella, andiamo via. No, qua. No, le ascelle non ancora. Ah sì, lei ha una passione per le ascelle di Nils. Sì. Oddio. La gatta stellina è al settimo cielo, è in paradiso. Ma che è? Ma gatta stellina! Oddio. No. Sì. Vabbè. Nila, adesso ti offro qualcosa da bere e da mangiare, ma la prima cosa era gatta stellina, sai che lei c'è. Cioè... Si poteva fare diversamente. È sempre così. Facciamo il tour, l'home tour a Nil. Questo, come puoi vedere, questa è la cucina, dove tu preparerai tantissima pizza, mi auguro. Sì, però me ho scoperto una cosa. Ah, no, è vero! No. Devi controllarlo. Dobbiamo cambiare nuovo casa, non si può così. Lo so, non ho il forno, ragazzi. Io pensavo fosse un forno, quello invece secondo me è un microonde. Spero che un microonde. No, forse la temperatura la imposti qui, sai? Dici? Sì, però sì. Mi sembra tanto un piccolo microonde. Sì, ma certi hanno anche la griglia. Ma no, ciao. Allora, puoi fare la pizza? Forse. E vai! Allora, ok, facciamo il tour prima che arrivi la pizza. Allora, poi questo è il soggiorno. Questa è gatta stellina. Gatta stellina è tutta contenta. Oh, questo è il divano, ok. Questo è il divano, sì. No. Gatta stellina si era già... No, gatta stellina. Oh, sedere in faccia, ecco. Gatta stellina... Non puoi comportarti. No! Tipo, vattene tu! Vattene tu! Gatta stellina, dai, non puoi. Poi non puoi comportarti così, gatta stellina. Sei proprio prepotente. Penso che dormirà con te, stellina, stasera. Allora, questo è il bagno. Mm-hmm. Wow. L'ha già visto, ovviamente, ma stiamo rifacendo. Sei troppo stretto? Il bagno. Bello. Tu puoi usare quella parte lì del lavandino, perché io di solito uso questa. Questa? Sì. Ok, va bene. Ti sposterò per un po' di spazio. Boh, doccia, vasca, ok, ci siamo. Qua sono abbastanza lunghe. Qui ci... Dai, qui quindi sono stata brava. Poi questa è la mia camera da letto. Puoi entrare, Poi qui sì, nel mio studio no, nella mia cabina armadio, ma qui puoi... No. Qui puoi entrare, qui puoi entrare. Che me frega dei profumi, okay. Sì, ok, ciao, arrivederci, chi se ne frega. Ah, lì c'è il terrazzo, in questo momento diluvia, quindi eviterei. Ok, domani, dai. Domani, sperando che ci sia il sole. E poi qui... Boh, il corridoio, ok, perfetto. Lo specchio l'abbiamo già trovato. Ok, funziona. Stai benissimo. Funziona. E questa è la mia cabina armadio. Guarda solo questa, così. Cioè. Questa è l'unica volta in cui tu puoi entrare nella mia cabina armadio. Ah, sì. Oh. E poi basta, è off limits. Tranquillo.
Aspetta, che c'è qualche tratto. Come non montare gli armadi? È l'unica volta praticamente che non ha fatto niente. Sempre così, mi raccomando. Oh. Qui ci sarà qualche ragazzo. No, no, no. Sì. Cos'era? Ah, tagliala. Okay. Già da no, quella tempo. Porta si apre da sola, ma puoi richiuderla. Qui non abito da sola, c'è qualche spiritello. E questa è... sono molto fiera di ciò, quindi ammira. So che non te ne frega niente, però... Wow! Wow, wow, che figo! Beh, dopo mi fai provare un 2-3 scarpe, sì, dai. Ok. Okay. Anche le borse, se vuoi. Un trucco no, però. Trucco? Perché? Ti ho truccato 1000 volte? Stavi bene? Ma se sei di trucco io. No, grazie. ok, qui ci sono i vestiti, eccetera, non te ne frega. Un tubo, ok. Andiamo giù che ti faccio vedere la piscina. Senza che fai quella faccia che sapevi benissimo ci fosse la piscina. La piscina! Ma dai! Quante volte ti ho detto di portarti il costume? Ricordati il costume, quante volte te l'ho detto? Spero di averlo presa anche. Ma smettila, ma va. Questo è l'ascensore. Qua ci sono i tasti, potete scegliere andare al primo. Non ti piace il tour dell'ascensore, scusa? Sì, no. Ma devo dire che è una delle camere più belle del... Grazie! Sì? È una cosa molto importante, specialmente in questa zona qui dove c'è la sauna, ci sta pure la piscina, spero, non l'ho ancora vista. Spero, ci sta. La cosa importantissima è il bagno. Perché dici così? Ti stavo facendo vedere che c'è il bagno, scusa, c'è il bagno. Appunto, metti che vai in piscina, devi fare la pipì, c'è il bagno. Sembra essere a casa, cioè nel senso a casa tua c'è sempre il bagno. Sì, è vero. Ma sai che puoi fare quello che vuoi. Comunque qui c'è la sauna e qui se ti vuoi prenotare puoi farlo per domani. Un bel po' di ore. Se vuoi prenotarti puoi farlo, io non penso che... No, puoi entrare, sì, non è che ti succede nulla. Non è che esplode la storia. No, non, ti, non esplode niente. Oh. Okay. Si può vedere anche dentro? Sì, puoi vederla. Non entrare solo con le scarpe, ma puoi vederla. Questa è la sauna, che ancora non ho capito che tipo ma di sauna. Ma sai come la TV? Mi hanno detto che basta premere lì, ma non lo so perché non ci sono mai andata. Dovevi prendere istruzioni? C'è scritto qui, c'è il foglietto con le istruzioni e tu leggi, c'è scritto sia in olandese che in inglese. Per noi ignoranti che non sappiamo l'olandese. Ok? Non ti preoccupare. Basta. Metterò tipo 50 gradi, mi cucinerò. Spegni la luce. Spegni la luce che poi qui... No, non... Allora, oh, volevo mettere questa funzione. Sono 20 anni che Neil fa sta cosa con me, dovete capire. No, da quella parte vai semplicemente sull'uscita sull'altro canale. Dobbiamo andare anche di qua. Quando... Sono 20 anni, guarda che ti guardano lì. In videocamera. Aspetta, ti faccio vedere la piscina che c'è e non che mi credevi. Vediamo, vediamo. Dai, like, anzi scrivete nei commenti se posso buttare Nicole nella piscina così. Oh mio Dio, oh mio Dio. A quanti like lo fai? A quanti like lo fai? 10.000 minimo. 10.000 like e tu mi lanci in piscina vestita? Sì, esatto. Ok, e io scusa che cosa, cioè perché? E io che cosa ci guadagno in tutto ciò? È l'esperienza. Ah grazie, ok, perfetto. E questa? E la piscina, puoi aprire la porta ma non possiamo entrare con le scarpe. Ok, facciamo solo la fine di entrare. Sì, vai, vai. Let's go. Ma ragazzi, se mi butto direttamente nella piscina vale, cioè nel senso anche con le scarpe. No, non puoi. Ma mi butto direttamente nella piscina, non puoi. No, non puoi. Che recalò, si sta benissimo. Questa è la piscina. Tiri. Molto carina, Ci prenotiamo per domani? Per tutto il giorno? Un paio d'ore, dai. Okay. Bello perché è tutta per noi. Ci prenotiamo qua. Ok, fatto. Ci siamo andati in piscina, ma lo faremo sicuramente nei prossimi giorni. Ok. E poi qui fuori invece c'è il giardino esterno. Cioè interno in realtà. Non gridare che ci sentono tutti. Tipo super basso. Non chiudere che... No, le chiavi ce l'ho, ok. E questo è il giardino. Praticamente c'è gente che si sta chiudendo dentro perché hanno paura che gli entriamo in casa, quindi rientrerei. Gatta Stellina è scappata, non vuole più rientrare. Gatta Stellina. Mio Dio. Gatta Stellina? No.
Oddio, pure lui adesso. Sì, tutti. Io sono già scalza. Cristina. Guarda. Ah, certo. Denver che parla. Neil, il tour della casa è concluso, ti è piaciuto? Sì. Che convinzione, oh, mamma mia, ti è piaciuto? Un minuto di silenzio e poi... Sì. C'è Madonna. Quella risposta giusta? Prima di rispondere pensi a quale sia la risposta giusta. Sì, come Omar che pensa dopo che viene la risposta sbagliata. Ah, giusto. Oh. Abbiamo ordinato la pizza da un posto in cui Nina andava sempre a prendermela in bici perché non la portavano mai dove abitavamo noi, ma che era fuori centro. Adesso sì. E no, vabbè, adesso in centro la portano. Oh, dai, vediamo. Sarà se... io o quello di Nicole? Vediamo come sei. Non è che ho fame. Oddio, si è un po' spiaccicata, però sembra molto bella. E questa è la mia bufalina. Sì. Come vi sembra, ragazzi? Secondo me non è niente male. Comunque i ragazzi sono italiani, mi sa però pugliesi, non napoletani, ma pugliesi. No. E questa è la cosa mia. Hai preso tu? Io? Indovinate? Chi mi conosce già. Neil prende sempre solo due tipi di pizza: o è prosciutto e funghi, o è calzone farcito senza carciofi. La sua memoria. No. Anche la tua è tutta spiaccicata. Non lo dirà. Ok, beh, dai, però mi sembrano belle. A parte il ragazzo delle consegne che andava un po' verso destra, evidentemente. Sicuramente quando faceva la cura. Sì. Però dai, niente male. Profumino e niente male. Com'è la pizza? Cioè, c'ho fame, se mi dai scusa. La pizza surgelata dicevo che era buona, però sì, si sente che è italiana, dai. Stiamo guardando la scena del delitto, non si vede? Ma è la scena del delitto, sulla scena del delitto, ed è il caso del Cecil Hotel a Los Angeles, se non sbaglio, sì, Los Angeles, che io avevo seguito ed è super interessante, quindi. Io non sono una mazza per quello mio gioco. Ok, ragazzi, io adesso vi darò la buonanotte. Buonanotte. Nel frattempo si sta strafogando di Stroopwafel. C'è la mia impronta dentale, no? C'è la tua impronta dentale. Non penso che gli interessi tanto di vedere la tua impronta. Volete vedere l'impronta dentale di Neil? Ecco. Ta-dam! Ne approfitto comunque anche per salutare Andrea. Ciao Andrea, se ci stai seguendo ci dispiace tanto che tu non sia potuto venire. Sarà per la prossima. Più strafogato per me, grazie. Quindi mia family, un'altra cosa molto importante che vi volevo dire, in realtà, come vi avevo anticipato già per qualche giorno, fino a quando c'è Neil, non filmerò video, ma ci rivedremo, forse filmeremo qualche video assieme nel frattempo, vedremo, ma noi ci vediamo su YouTube lunedì prossimo, 22 marzo, un bacio enorme, bacio grandissimo, vi abbraccio come sempre forte. Anche tu dai un abbraccio forte. Fatto bene? Sì. Ciao.